Salve a tutti, madame e messeri, benvenuti a una nuova puntata qui sul mio canale. Spero siate bene e sia tutto a posto. Sono le 3 di notte e dopo che ho cercato invano di girare questo video almeno 4-5 volte, l'ho girato e poi l'ho cancellato. Troviamoci qui, sì, non ho perso l'uso delle mani nel frattempo. In questo video tag propostomi da Caterina Camilleri. Ciao Caterina, preferisci la mano così o la mano a Queen? E io che muovo di conseguenza anche la testa, sì, te ne pentirai che mi hai chiesto di fare questo video. Trovate il link al suo canale, al suo video giù nell'info box, come tutti i canali che vi citerò in questo tag. Ci trovate anche il biglietto dell'Isola del Tesoro, tutto nell'info box. Comunque, trattasi di un tag che Caterina ha visto nello specifico da Paola Style, anche lei nell'info box. Sì, trovate tutto davvero. Ma il tag di per sé, che si chiama L'isola degli YouTuber, è stato ideato da Tituz 1991. Se mi stai a vedere, ciao Tituz. E partiamo. Sono 5 domande che elaborano una situazione, uno scenario in cui il mondo dell'Isola dei Famosi e il mondo di YouTube si incontrano. Che cosa succede? Breve chiosa che non ho detto nel video girato prima, ma adesso lo dico nel frattempo, mi ci frego di mai, fa freddissimo. Dell'Isola dei Famosi, purtroppo quest'anno io non lo seguo, è un programma che a me è piaciuto soprattutto per l'aspetto estetico, ovvero mi piace vedere le persone che si asciugano e dimagriscono, ma nei momenti salienti ricordo con profondo piacere non piacere, con profonda neanche gioia, simpatia, le emorroidi di Enzo Paolo Turchi e Adriano Pappalardo che cerca la sigaretta, che inveisce contro la sigaretta e poi dice: "Ma io non fumo nemmeno". È bellissimo, questi sono i miei ricordi dell'Isola dei Famosi. E poi ho seguito abbastanza edizioni, un programma che mi è sempre piaciuto, ma non è per questo che siamo qui. Partiamo con la prima domanda. Le leggo direttamente da Titus nella speranza che il telefono non mi saboti pure stavolta. Allora, prima domanda: scegli 11 YouTubers che parteciperanno con te all'isola. Allora, questa è l'unica domanda che mi sono preparata, altrimenti ciaone, proprio buonanotte. Allora, che sonno. Rido anche da sola, aiutatela. Allora, oltre a me e a Caterina, mi rimangono 11 persone perché tu mi subirai anche sull'isola, ovviamente. Chiamerei, e ve le giustifico pure, chiamerei sicuramente nel cast Jeffree Star, che viene in quanto essere sovrannaturale, in quanto Jeffree Manny Makeup Artist, perché io sono profondamente innamorata di Manny, è bellissimo, si trucca benissimo e poi è simpaticissimo, tuttinissimo e anche levissimo secondo me a volte, e perché ha un humor, questa parola non la riesco a dire, humor, che mi piace tantissimo, quindi chiamerei lui. Poi chiamerei Rick Dufer qui su YouTube, perché anche di Riccardo io sono profondamente innamorata. Lui parla di filosofia e quindi solo per parlare di filosofia per me hai vinto tutto. Sa anche i congiuntivi, quindi per me ha superato proprio i limiti dell'umana conoscenza. E non c'entra un cazzo la frase con il concetto, ma andiamo avanti. Poi chiamerei Carlita Dolce, perché non solo ci fa mangiare le cose, ce le fa mettere pure in faccia, e quindi siamo sani e belli. Poi Delli Mello, perché ci vuole una persona che apra il dibattito. Delli mi piace particolarmente perché lui è polemico, ma in modo intelligente, quindi lo chiamerei con molta gioia. Poi chiamerei Mauro e Antonio 55, Winston 55, perché sapete cucinare e quindi anche con riso fareste delle cose grandiose, quindi mi siete utili. Vi voglio bene, ma mi siete anche utili. Chiamerei anche Shiva Queen, Christian Sanchini, perché ha un humor che io adoro. Id Jackal per lo stesso motivo, e perché sarebbero creativissimi, faremmo delle belle cose, i flash mob sulla spiaggia, e sarebbe bellissimo. Jaclyn Hill perché andrebbe fuori dei matto, perché lei fatemi dormire.
Perché lei è molto ansiosa, quindi andrebbe fuori di matto e io ridere. È per questo che la chiamerei sull'isola degli YouTuber. Ed infine sono molto contrita se chiamare Felosia all'83, perché io e Laura abbiamo la stessa testa che non funziona, ma Laura verrebbe con il suo cellulare e farebbe uscire la terza guerra mondiale quella donna, quella è il suo T9. O Laura oppure Nemotrino, ma scelgo te, Laura, scelgo te e il tuo cellulare, perché so che mi dareste grandi soddisfazioni. Come minimo risulteremmo largo trafficanti, sì, narcotrafficanti in quello di Caio Paloma. Andiamo avanti, perché questo video non può durare all'infinito. Ah, italiano, tu mi manchi. Spero che ti manchi anche io. Andiamo avanti. Poi, se dovessi fare la prima nomination, chi sceglieresti tra gli 11 e perché? Sicuramente sceglierei o Jeffree Star, perché sarebbe un voto a perdere, perché Jeffree è ultraterreno, non gli succede niente, oppure Carlita Dolce, perché andrei proprio, andrei, è come sparare un attimo sulla Croce Rossa. Poi, domanda numero 3. Se ti proponessero di passare un'intera settimana nudo sull'isola, chi vorresti con te? Non vale scegliere persone dello stesso sesso. Che peccato. Quindi Felosia e Caterina vi siete salvate. Quindi la domanda non si pone proprio. O Rick Dufer oppure Manny, perché con Manny almeno mi farei delle grandi risate e poi lo convincerei a che cosa? Niente. Gli direi abbracciami e basta. Bugiarda. Andiamo avanti. No, non sono allupata, vi giuro. Giuri in giurello. Andiamo avanti. Qua non sembrerebbe così. Comunque, 4. Quale litigio tra gli 11 YouTuber ti piacerebbe assistere? Sicuramente tra Delimello e Carlita Dolce sarebbe fantastico. No, frantastico. Non è un frantu. Fantastico. Ciao, italiano. Allora, quinta e ultima domanda. Bene, è arrivato il momento di affrontare una prova di coraggio e che ti privilegerà dell'immunità per un mese. La prova consiste nello sdraiarsi in una vasca piena di insetti. Accetti o rifiuti? Nel caso rifiutassi, devi scegliere un sostituto. Penso che accetterei perché riesco a uccidere ogni tipo di insetto fibile e riconoscibile su questa terra. Però al mio posto farei andare Shiva Queen, Christian, perché la sua reazione mi farebbe ridere, lo so, ne sono sicura. Ultima domanda, che no, domanda non è chi tagga tre persone. Io non taggo le perso tre persone, ma taggo tutte voi. Qualora voi non faceste un video, mettetemi le risposte qui nei commenti, oppure se fate un video lasciatemi il link al vostro. Così vi vedrò e casomai cerco di condividerlo nei vari social. Io vi ringrazio per l'ascolto, spero che questo video sia stato molto istruttivo, soprattutto per coloro che non devono imparare l'italiano. Per voi no, per voi no, ma questo è un altro format. Caterina, penso te ne sarai pentita, ma ti mando un grosso bacio. E se volete iscrivetevi su. No, non era così la tiritera. Comunque, se volete, piacete, condividete, fate quello che volete. Offerta libera. Ormai da adesso in poi si chiamerà il momento offerta libera, offerta colletta. Sono anche su Twitter, Instagram e Facebook. Anche questa non l'ho detta bene, ma non ci interessa. Sono le 3 di notte e va bene tutto. Frenzoniamoci su Facebook e su tutti i social e basta. Fatemi andare a dormire. Un bacio forte, alla prossima. Ciao ciao.